ingannato. Ma per favore, ingannato lo dicono a qualcun altro, io ho ingannato una città, io la rappresento, è la prima volta che questa città viene rispettata fino in fondo. L'abbiamo appoggiato perché ci riteniamo responsabili rispetto al tema della sanità, era un documento che fa riferimento a tutte le emergenze che ci sono oggi in ospedale Santa Croce, quindi come chirurgia H24, come il potenziamento del materno infantile e quindi di quell'integrazione mancata tra i due ospedali. E alla luce di quello che ha detto il sindaco di Pesaro e quindi di fatto aperto la strada ai privati nella sanità, permettendo di parlare anche a nome della città di Fano, diciamo al sindaco di prendere una posizione netta e chiara anche con azioni eclatanti, ma soprattutto con atti concreti come l'ordinanza per l'apertura della chirurgia H24. Questo l'abbiamo chiesto anche tramite un'interrogazione che abbiamo fatto al sindaco e a questo punto di capire se la sua maggioranza lo segue in questa direzione, perché c'è un PD fanese che è condiscendente alle volontà del PD pesarese, che quando ha preso posizioni in queste settimane ha preso posizioni deboli rispetto al dibattito, quando tutti hanno preso invece posizioni molto forti e anche marcatamente politiche e partitiche. Quindi chiediamo al sindaco di tracciare una strada su questa battaglia. Non possiamo tirarci indietro neanche noi come opposizione, come minoranza consigliare, perché ci riteniamo che questo sia un tema troppo importante per tirarsi indietro e fanno male chi invece si tira indietro e attacca il sindaco, quindi i tre consiglieri di 5 Stelle, dimostrando di sbagliare bersaglio. Il bersaglio non è il sindaco ma è il PD pesarese, che vuol continuare a gestire la sanità provinciale e regionale con i risultati catastrofici che sono stati negli ultimi anni, ma non vogliono lasciare spazio a nessuno e tantomeno vogliono farci dire la nostra, e questo noi non lo possiamo permettere.